appena le ONLUS percepivano i bonifici da parte delle prefetture, contestualmente i soldi venivano girati, stornati e quindi sparivano, non venivano lasciati sui conti correnti delle ONLUS, ma se ne appropriavano appunto le teste di legno della società e poi dopo venivano ovviamente divisi fra tutti gli indagati. Di che cifra parliamo? Allora, abbiamo certificato che i bandi che hanno avuto oggetto, che sono stati oggetto di indagine, hanno la cifra intorno ai più di 7 milioni di euro. Quanti erano i migranti? Ma guardi, sono state diverse centinaia, anche perché l'arco temporale dell'indagine è appunto dal 2014 al 2018. Quindi calcolando che dal 2014 al 2016 si è avuto il maggior afflusso di migranti, tant'è vero che l'Italia si è trovata ad affrontare proprio un vero stato di emergenza, stiamo parlando di diverse centinaia di migranti nell'arco dei 4 anni. Il legame che esiste è datato nel tempo, nel senso che il soggetto che è stato attinto da misura cautelare, l'indagata principale che è anche la promotrice e l'organizzatrice di questa associazione a delinquere che è stata contestata a seguito delle nostre indagini dalla Procura della Repubblica di Milano, nel tempo aveva avuto contatti con questi pluripregiudicati proprio in occasione dello svolgimento di lavori socialmente utili che erano stati appunto che avevano espletato intorno al 2002 e 2003. E di lì i contatti si sono mantenuti e ovviamente e poi successivamente abbiamo notato come le ONLUS da noi indagate a loro volta sono state utilizzate per permettere ad altri detenuti segnalati da questi pluripregiudicati in modo tale da potergli favorire, produrre documentazione atta al magistrato di sorveglianza a rilasciargli delle misure alternative alla detenzione. Ma quindi non si può dire che i soldi percepiti andavano ad alimentare la criminalità organizzata, cioè andavano anche a dei soggetti di 'ndrangheta? No, questo assolutamente non lo posso dire, assolutamente non lo posso affermare. I soldi, come ho specificato prima, nel momento in cui venivano bonificati dalle prefetture, immediatamente venivano stornati e prelevati in diverse modalità, con cariche di carte di credito piuttosto che degli assegni, piuttosto che dei giroconti, con delle ovviamente variegate motivazioni e quindi venivano immediatamente dispersi, cercando di far perdere le proprie tracce, tant'è vero che all'indagata principale è stata contestata anche la condotta di autoriciclaggio. Le strutture, voglio dire, prestavano un servizio, ma era un servizio che era minimo anche in rapporto al numero dei migranti prestati e spesso è stato verificato che anche i servizi resi non venivano mai espletati, come è stato spiegato precedentemente. Quindi i servizi di mediazione culturale, piuttosto che i servizi di professionisti che proprio per bando l'ONLUS li doveva assicurare, non venivano assolutamente assicurati. Anzi, abbiamo verificato che documentazione fiscale, la stessa documentazione fiscale, è stata presentata, la stessa identica, per più appalti anche a diverse prefetture.